dottore Francesco Iudica, che è il direttore generale dell'ASL 4 di Enna. In questo periodo siamo in un periodo di tagli in qualsiasi settore, diciamo, in qualsiasi settore sociale in Italia, dalla scuola alla sanità, eccetera. Lei, dottore, si trova a gestire una sorta di piano di rientro che dice che occorre, tra virgolette, tagliare in provincia di Enna. In che modo sta gestendo questa fase delicata? Guardi, il linguaggio giornalistico è normalmente per forza di cose un linguaggio che semplifica i ragionamenti e quindi dovendo trovare un'espressione ho trovato quella del taglio, ma non è la più adatta. In realtà l'obiettivo non è tagliare, tagliare è uno strumento, un passaggio necessario laddove è necessario, laddove non è necessario non verrà utilizzato. L'obiettivo è quello di garantire alla popolazione della Sicilia e di Enna, per quel che riguarda la mia responsabilità, una sanità migliore di quella che abbiamo adesso. Io non credo che quando nei bar o nei luoghi comuni di ritrovo si parli della nostra sanità, se ne parli come di una sanità da difendere, anzi sono normalmente più le critiche che le ragioni di dissenso che quelle di consenso. Bene, prendiamo atto del dissenso, dello scontento della popolazione e lavoriamo per cambiare la sanità, credo che sia questo quello che la gente vuole. Ma come si fa a cambiare la sanità in meglio con meno soldi? Vuol Sprecando di meno. dire che si spreca molto, si è sprecato molto in questa provincia. Certo. E per quale motivo si è sprecato molto? Questa è una provincia molto, addirittura la provincia più di sinistra d'Italia in alcuni momenti. Secondo lei c'è una correlazione Non è un oppure no? problema di sinistra, di centro, di destra, insomma, è un problema antropologico, culturale, se vuole sociale in generale, perché poi la politica non mica cala dall'altro mondo, da una terra diversa, è il frutto di quella che sono una serie di condizioni sociali ed economiche. E nel caso specifico questa è una provincia molto povera che ha trovato e finché ne ha avuto la possibilità l'ha utilizzato l'occasione di scaricare sul terreno della sanità l'esigenza di occupazione, per esempio. Per cui il fabbisogno di personale che oggi noi abbiamo è di gran lunga inferiore rispetto a quello reale. Questo è un esempio di spreco. Ma non è la stessa cosa nei comuni, negli enti pubblici, nella Nella scuola è il dibattito proprio scuola. di questi giorni, infatti. Lei è diciamo, un democristiano di sinistra, no? Almeno potrebbe in qualche maniera rientrare in questa categoria. Come si trova un uomo, tra virgolette, anche vicino alla cultura cattolica, nel gestire un'emergenza di questo tipo? Il vescovo qualche giorno fa ha detto che purtroppo diciamo, l'etica ha il sopravvento, cioè, anzi, diciamo, l'economia ha il sopravvento sull'etica. Nella sanità? No, l'economia non ha il sopravvento sull'etica, nel senso che comunque l'obiettivo è sempre etico, è che è quello di assicurare una sanità migliore, offerta in condizioni di maggiore sicurezza. Ovviamente come tutti dobbiamo fare conto con i conti, non possiamo soprattutto pagare di più quello che possiamo pagare di meno senza togliere qualità. Nella diocesi di Piacenza ci sono due ospedali, che sono diciamo, almeno due che rientrano nell'ASL 4, cioè l'ospedale Umberto I di Enna e l'ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. Dopo la riforma, che volto avranno? Beh, intanto ci mancano ancora alcuni elementi, stiamo però lavorando ovviamente perché la parte di lavoro che può tornarci utile la si realizzi senza perdere tempo. Su quale ipotesi stiamo lavorando? Oggi abbiamo in provincia di Enna quattro ospedali che sono sostanzialmente la fotocopia l'uno dell'altro, tutti e quattro con gli stessi difetti, più o meno, con gli stessi limiti, con le stesse carenze e con le stesse duplicazioni. Abbiamo un eccesso di offerte in alcune branche e branche attività di sanità che sono del tutto assenti, pensi per esempio alla riabilitazione oppure all'emergenza cardiologica. Allora, si tratta di intanto superare questa separatezza tra i quattro ospedali, realizzare per livelli di complessità una scala di intervento, partendo dall'idea che occorre che ci sia un rapporto tra complessità e prossimità e laddove maggiore è la complessità, inevitabilmente minore sarà la prossimità. Per
Laddove minore la complessità, laddove cioè l'offerta sanitaria ha bisogno di non di strumentazioni, di attività non di emergenza, l'offerta sanitaria deve essere fatta con maggiore prossimità, cioè il più possibile vicino a casa delle persone. Questo comunque e sempre a condizione di garantire qualità e sicurezza.